had to be a better place. Got to be a better place. I want you.
che qua è noi. Saluto i colleghi che saranno enormemente presenti in questa 56ª edizione. Voglio ricordare che siamo in diretta sul sito Facebook del Rally del Salento e questa sarà ancora una volta un'edizione speciale alla di questo territorio. E poi per la passione, una passione enorme, travolgente. In questa provincia ci sono moltissime scuderie, moltissimi piloti, moltissimi navigatori. E pensate che nel 5... E buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo. Che bisogna dire, è arrivato il momento di questo fantastico appuntamento qui in terra salentina con il Rally del Salento, terza tappa del Trofeo Italiano Rally, che bisogna dire una tappa che passa. Oggi è stato anche abbiamo ritrovato anche un certo Giuseppe Testa, che è stato lì comunque a tenere alta la tensione, soprattutto essere più serio. Mamma mia, quella è veramente terribile, è la più lunga. Allora, come vi diceva Nicola, questa... Salvatore Battaglia e Eros Maria di prima. E in questo caso anche per loro un equipaggio siciliano con i colori della palermitana Island Motorsport. In questo caso li troviamo già pronti sullo start. In bocca al lupo ragazzi e buon divertimento. Abbiamo anche la zero intanto nella zero. Gara riservata alle storiche. Allora signori, ragazzi, importante, signori, la Golf GT ha fatto la storia, la 16 radio storica, la scuderia Veneta che vede in gara Ospedaletto. Questa macchina ha fatto la storia e adesso un'altra macchina storica, la Opel Manta, i fratelli Turisco, eccoli qua, i fratelli Turisco, Fioravante e Graziano, che saluto, eccoli qua, ciao Vante. Tutto bene? Questa macchina correva tanti anni fa, me la ricordo, guarda, Fioravante e Turisco insieme a Resto TRS 2000 e in questo caso siamo con la classe 2 di 2000 centimetri cubici. In questo caso siamo con la genovese scuderia del Grifone. Tra poco interverranno per portare il vostro, il loro saluto a voi e poi c'è anche il dottor Peciccia qui che tra poco. Quindi la prima evoluzione della casa americana è intanto i nostri guarda le ruote piccole ma raggianti come non mai, questo è lo spettacolo che ci offre. La numero 110 di Salvatore Mallino e Giacomo Giannone è una BMW 2002T DI in questo caso. Anche questa ha avuto il suo fascino, esatto. Aveva la forma di una berlina, ma devo dire cattiva, non solo, ma con le due porte. Ricordo da ragazzino tutti la guardavano tutti, assolutamente. Da citare ovviamente la elaborazione by Di Salvo e Riggio, che come
verso la Lancia Beta Coupé, guardatela, fotografatela, questo è un capolavoro. La Lancia Beta Coupé è veramente bellissima. Sì, automobilistico che si svolgeva tanti anni fa, certo, 2008, eccolo. Allora, io quello che sono quelli della Highland Motorsport, in questo caso sempre la scuderia palermitana, per cercare del braccio civico. Nicola, se uscite come rumore, però poi la donna corre, è una piccola bambina che ci fa veramente emozionare. Il pilota sta ridendo perché non pensava di essere paragonato ad una donnina da sola. No, assolutamente, anzi mito, un altro mito, la Renault 5 Turbo, la 5 GT Turbo di Fulvio Veraio e Vincenzo. È impressionante, molti giovani l'hanno comprata in quegli anni per questo motivo, per l'emozione che ti dava la turbina. Esatto, quando... e anche per andare un po' fuori memoria, faceva quel rumore molto bello, era veramente spettacolare. È passata veramente, è leggendaria questa macchina, la Renault 5 Turbo, e adesso chiude la prima tranche, quella del sesto rally del Salento storico. Di Cosimo La Bianca e dalle ultimi protagonisti della gara storica, bellissima la loro Opel Kadett, da notare, guarda quanto è bella in evidenza la GoPro che va anche a raccontare le immagini grazie a un bellissimo camera car che l'equipaggio poi racconterà dopo la gara. Assolutamente. Allora, salutiamo anche loro e abbiamo esaurito la prima, il primo round, diciamo, prima tranche, quella dedicata grandi partenze e delle grandi arrivi, e quindi non posso che essere felicissimo di questo grande ritorno. Per questa 56esima edizione del Rally del Salento abbiamo fatto un grande record, perché 105 equipaggi a via rappresentano un grande orgoglio per l'Automobile Club Lecce. Abbiamo lavorato assiduamente in questi mesi per offrire un bello spettacolo, e devo dire che dall'inizio siamo detto che stia andando nel migliore modo, e quindi non posso che essere felice di questo. Ho già ascoltato i primi feedback dei partecipanti e sono tutti positivi, quindi assolutamente non vedo l'ora che incominci questa gara. Presidente, valorizzazione del territorio, ma anche inclusione, e anche naturalmente ricerca, partenariato con Teleton, un villaggio che presenta 1000 iniziative. Avete veramente fatto un lavoro enorme quest'anno, più che... Però il villaggio Renzi è partito già questa mattina, abbiamo avuto già tante attività svolte, soprattutto è stato quello, il momento più emozionante, quello con i ragazzi. I ragazzi, dove abbiamo spiegato un po' la storia del Rally del Salento, abbiamo raccontato un po' gli aneddoti di tutti questi 56 anni di Rally del Salento, ed è stato bello perché abbiamo parlato pure di educazione stradale, di sensibilizzazione all'educazione stradale, e devo dire che dai ragazzi abbiamo ottenuto dei risultati ottimi, e siamo per questo felicissimi. Un applauso perché è il primo e quindi sarà sicuramente un pochino emozionata, ma la vedo molto padrona della situazione, non solo in questo momento ma già nei precedenti, anche nelle trasmissioni televisive a cui ha partecipato. Allora, direttrice, a lei il saluto. Grazie Bruno, un salutone a tutti, siamo super emozionati ed è una fantastica serata, proseguiamo. Proseguiamo anche con il dottor Pesciccia, che è il direttore del pubblico. Lei si occupa ovviamente pubblico registro online, eccetera. Vuole dire due parole, salutare intanto questa meravigliosa piazza? Sono contentissimo di essere qui, bellissima la piazza, bella l'organizzazione, belle le macchine. Io stesso sono proprietario di una Monte Carlo, quindi... Anche da Monte Carlo? Da Monte Carlo, sì. E quindi sono contentissimo, è veramente una bella manifestazione. Complimenti alla collega della Repubblica che ha organizzato, il signor Presidente, questo stupendo rally che poi, voglio dire, è l'unico che... Sono innamorato di questa disciplina, facendo il primo mio rally di Monte Carlo, e ho scoperto il mondo. Da quel momento devo dire che
subito ho pensato di creare generazione, gruppo B. Keller viene dalla Svizzera, quindi pilota in questo caso straniero e porta i colori della genovese Scuderia del Gricolo. Allora presidente, chiudiamo la strada chiusa, altrimenti bisogna solo eseguire le tute, il casco e l'artop, il roll bar. Invece per quanto riguarda le 50, quello che chiedono è Suona Peugeot 309, ciao, buona gara, in bocca al lupo! Nicola, caro Nicola, cosa dobbiamo dire adesso? Cosa dobbiamo dire adesso perché sto vedendo e stai vedendo una Fiat 131 Rally? Ovviamente salutiamo il presidente. Puoi salutare? Non vuole salutare nessuno perché è emozionato. No, ma poi questa macchina in Ivrea nera. La successiva, vediamo un po'. Categoria con la regolarità successiva, media 50. Siamo con la media 50, rally di regolarità. Che poi sono andati un po' fuori moda. Credo che l'ultima. Ce l'ha accesi pure. Li accesi i fari. Li lasci così i fari adesso che passa dai fotografi. Perché questi fari, che erano molto diffusi negli anni 70 e 80, era di Maurizio Polpani con Claudio Quarantani. Eccoli qua i nostri amici bresciani, porta colori. Continuiamo con i nostri amici della regolarità. Ecco, con il numero 303, una Opel Manta di Alessandro Caggia e Gianfranco Tirico. Alessandro Caggia, vuoi salutare la piazza, Alessandro? Certamente, mi fa piacere vedere tanti appassionati. Le metti la coperta per non farle prendere freddo? Noi cerchiamo di custodirla con piacere. 51 anni alla là, 51 anni a questo. Era bambina in questo caso. Guardate che... rappresenta anche una bellissima curiosità, la targa come la ripresa. Di colore molto elegante, la rende ancora oggi, vedete la scritta berlinetta sulla fiancata, la rende... Gino Mozzardi con Angelo Cassano. In questo azzurro carta da zucchero, bellissima, eccolo qua il pilota, eccolo, questa è media 50, che è pronto, vuole dire qualcosa? E niente, perché è una bella macchina, sarà sicuramente una bella gara e speriamo di vincere. Si è allenato molto lei per... Mi sono allenato, ma per vincerla sono sempre disponibile. Bravo. Si è allenato, però per vincerla è disponibile. Momento particolarissimo perché c'è il vicepresidente dell'ACI Leonardo Panico con Maria Panico con la Porsche 911 T bianca. Vicepresidente, io dovrei proprio dire viaggiare con Maria, con mia figlia, è la cosa più bella del mondo per me, poi soprattutto fare il Salento con lei. Lei è cresciuta ogni anno qui alle partenze, alle premiazioni nel regno, come siamo cresciuti noi con Francesco, quindi per me è un'emozione veramente particolare e sono veramente contento. Allora, vogliamo sentire anche la figlia, quanti anni hai? Bravo di tutti! Mamma mia, una figlia! Qui arriva un'altra piccola reggimento. E sono estasiato, a parte per questo verde elegante, ma perché da ragazzini, caro Nicola, c'era questa e la versione Spider di questa, che era ancora più sportiva, però noi ci accontentavamo di questa, la Spider era troppo. Vietta sprint di Maurizio Salvatore con Aldo Guerrisi. No, vabbè, questa macchina... Allora, c'è da dire anche una cosa, il navigatore, peraltro, è un pilota che è un prototipo. Bravo! Allora, però sentiamo un attimo il pilota. La garanzia, sì. Aspetta, mi scusi, ma questa...
compiuto 60 anni questa settimana. E quindi tanti auguri, questa fotografatela perché non si non la vedrete facilmente in giro una macchina così. Un saluto anche al nostro Aldo. Questa è la passione da parte anche di Aldo Carris. Guarda mia, guardate. E ora qui al servizio 1-9 con Flavio Greco e Giulia Matarca. Speriamo di rivederci domani sera qui. So che hai scelto la navigatrice proprio all'ultimo momento. All'ultimo momento, ma sarà il miglior momento che potessi scegliere, perché ci siamo accorati tantissimo. È la prima esperienza per tutti e due, quindi ci capiamo bene. Bocca al lupo alla navigatrice allora, eh? Ho visto molto entusiasta di questa impresa. Nessuno! Contattissimo! Allora, Pasquale Giulia, mamma mia, guardate, ex direttore, con signori ascoltate, ed è di Lecce, signori Rizzo. Allora, adesso dica lei. Io voglio come mi sapporta di notare quando la noce da fare non avessi di sentire la e ci approccia, vogliamo sentire la battuta della campionessa. Pisano, Lecce e Foggia, direttori dell'ACI, entrambi, bocca al lupo anche per le vostre competenze professionali. Che però, lei ha saputo vedere e conservare, come è successo? È successo perché se si ama ciò che si ha, lo si conserva del tempo. Cioè, bravo. Se si ama lo si conserva e quindi anche una macchina come questa può diventare un segnale della propria passione. C'è la navigatrice molto contenta, vedo che è bocca al lupo. Vedi, andiamo a tutti. Forza Lecce. Ha detto verde può togliersi grandi soddisfazioni perché sono macchine piccole, strette e che hanno un motore molto scattante, quindi assolutamente sono delle macchine che con una giusta preparazione possono ambire alla vittoria di questa manifestazione. Sul percorso del rally del Salento il discorso che vi ha fatto il presidente calza a pennello. Intanto guardate sulla fiancata sinistra i quattro mori, simbolo della...